M2O. Non fare la TAV costerebbe più che completarla. Così ieri sera in una breve diretta a Facebook il premier Conte ha annunciato il sì all'alta velocità Torino-Lione, ma il vice premier Di Maio ribadisce invece il no del movimento alla TAV e chiede un voto del Parlamento. E proprio in Parlamento è atteso lo stesso Conte, che oggi alle 16 sarà in Senato per l'informativa. Anche a Washington con l'audizione del procuratore speciale su Russia Gate, Robert Mueller, davanti alle commissioni giustizia e intelligence della Camera. I democratici sono pronti a valutare. Da Washington a Londra, dove oggi il nuovo leader dei conservatori Boris Johnson sarà nominato premier.